Che lei farà un passo indietro? Di che si parla? Anche comunque l'opposizione non ha chiesto anche un passo indietro da parte del sindaco quando ha indagato, lei va avanti per la sua strada. Di che si parla? Io ho la responsabilità di portare avanti una città di 100.000 abitanti che ritengo di fare con grande fatica, ma anche con grande senso di responsabilità e con onore, quindi non ho assolutamente in questo momento alcuna motivazione che mi suggerisca di fare un passo indietro. Non ci pensa proprio a fare un passo indietro il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che oggi ha risposto alle interrogazioni sul caso Coingas per la prima volta approdato in consiglio comunale. Il comune di Arezzo ha votato a favore di un bilancio sotto indagine della procura dove ci sono 500.000 euro di spese date in consulenze che poi sono rivelate consulenze aria fritta, e quindi abbiamo chiesto spiegazioni al sindaco e qual è il ruolo del sindaco in questa vicenda, considerando che ha fatto pressioni sul collegio dei sindaci revisori per un parere favorevole che invece gli era stato negato. Cuore della bufera Coingas, le consulenze esterne pagate dalla partecipata al commercialista aretino Marco Cocci e allo studio legale fiorentino Olivetti Rason per un totale di 448.000 euro. Non ci sarebbero state pressioni comunque? No, io se pressioni ci sono state non lo so, però la pressione era per votare, per mettere l'Assemblea in condizione di o votare o non votare il bilancio. Quello che non è accettabile è che si arrivi a una formula ambigua come quella a cui sono arrivati i revisori. Cioè io ho detto, se deve essere votato diteci che si può votare, se non si può votare diteci che non si può votare, non ci hanno detto né l'uno né l'altro, ci hanno detto fate voi. Sono in tutto 9 i nomi iscritti nel registro degli indagati, tra questi il sindaco accusato di favoreggiamento e l'assessore Alberto Merelli, indagato invece per concorso in peculato e assente oggi in aula. Le opposizioni sono tornate a chiedere le dimissioni di entrambi. Dopo una situazione del genere è il minimo che si debba fare, anche perché anche oggi l'assessore Merelli è assente perché sembra non sia sereno, quindi mi pare più che logico che debba rassegnare le dimissioni. Ovviamente il sindaco non ha responsabilità in questa cosa e me lo auguro, però è comunque, ha una responsabilità tale che non può essere distratto, che chi è sotto di lui fa delle cose che lui non sa, lui deve sapere tutto, la distrazione, come è successo anche qualche anno fa, sempre per Ghinelli, non è accettabile. Le opposizioni fanno bene a chiedere le dimissioni e il sindaco fa bene, stante il rapporto di fiducia a questo punto ancora inalterato rispetto all'assessore Merelli, che per quello che mi riguarda rimane al suo posto. Non è solo la mia opinione, è l'opinione dell'intera giunta e l'opinione dell'intera maggioranza.